Buonasera ragazzi, continua la mia missione di Fallout 4 per PlayStation 4. Abbiamo finito questa missione di qua, ora dobbiamo fare il rapporto a Desdemona. Però riprendo la cosa che avevo detto nel video precedente, la dirò anche qui. Ho scoperto il modo di poter monetizzare con le dirette live. Praticamente basta disattivare la musica. E automaticamente YouTube, dopo che ho finito la diretta live, mi permette di monetizzarlo. Quindi io vorrei fare che da oggi in poi, appena finirò questa videoguida di Fallout 4, anzi ne approfitto per darmi l'invito per Bloodborne on the Hunter, sarà in diretta live sul mio canale. Potete vedere anche sempre sul mio canale un'anticipazione di Bloodborne on the Hunter, come si fa a entrare nel DLC, come si fa a spingere il patto della Lega, e in più, spingendo il patto della Lega, scoprirete anche i cosiddetti parassiti, ma scoprirete tutto se guarderete il mio video pubblicato sul mio canale. Dura 10 minuti, ma vi spiego tutto alla perfezione. Quindi, come stavo dicendo, io dai prossimi giochi, a posto di separare i giochi e fare 30 o 50 minuti a botta, preferisco utilizzare la diretta live, non ho più problemi di spazio e farò delle vere videoguide lunghe dove potrò esplorare meglio il gioco, perché non avendo più problemi di capienza di spazio, mi potrò liberamente sbizzarrire e fare una videoguida più seria. Quindi fatemi sapere se condividete il mio pensiero, ragazzi, perché io dai prossimi giochi farò così, andrò sempre in diretta live. Spero di essere tra i primi a pubblicare i giochi in questo modo, perché io farò i preordini, come l'ho fatto per Bloodborne on the Hunter. Quindi fatemi sapere se vi piace la cosa, un bel pollice all'insù, ragazzi, perché io dalla prossima volta farò così. Farò sempre solo dirette live. Ok, continuiamo la nostra bella Ehi, missione Daisy di ti sta Fallout cercando. 4. Abbiamo Parliamo. un'emergenza. Glory ha visto un predatore vicino al rifugio Dayton. Di solito ci nascondiamo al primo segno di un predatore. In profondità, a lungo, finché il pericolo non è passato. Ma la tua infiltrazione nell'istituto è troppo importante. Dobbiamo restare. Un predatore. Tutto questo per un singolo predatore? Può sembrare eccessivo, ma non sai quanto ci è costato capire che basta un solo predatore per seminare morte e distruzione. Continua, siamo fottuti, voglio aiutare, continua. Continua. Non è tutto. Il rifugio Ticonderoga non risponde. Va a controllare, magari è solo un problema da niente. Ma se dovessi trovare un predatore, uccidilo. Non lasciare superstiti o la tua copertura salterà. Allora, rischiare la copertura, parto subito, è una trappola sotto controllo. Devo proprio rischiare la mia copertura. Glory deve evacuare Dayton. Non abbiamo altri bruti per questa missione. E se non ti usiamo adesso, presto i Railroad saranno solo un ricordo. Parto subito. Buona fortuna. Glory, forma una squadra. Vorrei Dom. Operazione E anche Mr. Ticonderoga. Smiley. Bene. Prendi quello che ti serve da Tom Va Tuttofare. bene. Qualsiasi cosa. Non è ancora stagione di caccia, ma serviti pure. Oh, con piacere. Teniamoci pronti a evacuare in qualsiasi momento. Massima allerta. Manca ancora un'ora alla fine del mio turno. Guardate qua. No.
capire dove cavolo è. Forse devo attivare la missione, vuoi vedere? Sì, non l'avevo attivata. Vai al rifugio, ecco. Vediamo un po' se me la dà ora. Stai rifugio. Quale? Ok, basta. Averlo trovato. Usciamo di qua, usciamo. Ora io sono quasi pieno. Sì, sono quasi pieno. Qua. Tom Tuttofare sta lavorando qualcosa. Spero che vada meglio dell'ultima volta. Va bene. Di qua non mi può uscire, non mi può uscire. Mi fa uscire. Va bene. Da caso dividerò un po' di robotta con il mio amico Paladino Lenza. Il mio fedele portapacchi e assassino a tempo perso. Mi manca il mio amico Caronte. Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stato anche Caronte. Caronte era il mio assassino e anche il mio portapacchi. Vabbè, anche lui e anche gli altri si fumano a questa operazione. Fumano da assassini e anche da portapacchi, visto che non abbiamo ancora aumentato al massimo schiena resistente, ho bisogno di loro. Ok, ora ci facciamo sta missione. Tra poco passo al livello 20, da come state vedendo. Manca tanto così per passare al livello 20 e aumento l'intelligenza, aumento intelligenza e carisma. Ho capito che sono molto importanti rispetto a tutte le altre. Vabbè, anche le altre sono importanti, ma ritengo che le più importanti sia intelligenza e carisma. Che il carisma praticamente ci spiana la strada a qualunque discussione. Noi dobbiamo allontanarci da queste radiazioni. Abbiamo beccato le radiazioni. Vedi, questa è la mia prima volta che io trovo subito le radiazioni. Questa è la prima volta che becco una tempesta di radiazioni. Vabbè, abbiamo trovato la pioggia acida. Era giusto trovare anche la tempesta di radiazioni. Sarai dormite, ma non vale la mazza come i dormite di Fallout 3. Quello era un Terminator, era un carro armato. Per abbatterlo proprio definitivamente in Fallout 3 ci volevano due Deklot per poterlo abbattere definitivamente, che un Deklot non ce la fa a abbatterlo. Dormite di Fallout 3. Che quello è un Panzer. Ok, siamo arrivati. Sì, è qua la nostra. La nostra destinazione è qua, Afficciamo. Non so cosa troviamo. Steampunk ne ho 26. Identificarsi. Questa è un'area riservata. Le direttive della missione non prevedono il tuo arrivo. Questa irregolarità sarà segnalata a Justin Io. Perché sei qui? Sai chi sono, perciò dimmi, che cosa ci fai qui? Quest'area risulta essere una base dei Railroad.
Perimetro violato e bersagli ostili neutralizzati. Espleto funzioni di sorveglianza. Mi manda l'URSS, solo una coincidenza. Non lo so se la vinco, ci provo. Mi manda l'URS. Ho l'ordine di fornirti assistenza se occorre. Spiegazione insufficiente. Qualsiasi informazione non veritiera comporterà severe sanzioni. Allontanati subito. Perché non m'affaccia? Uccidi tutti i predatori. Allora, aspetta, visto che li devo uccidere. Io mi organizzo. Sono rilassati. Voglio che tu sappia che devi tancare l'energia, no? Ora! Ok, vai. Valutazione, devi morire. Perfetto. Vuoto di soppressione! Vai, spacca il culo, Black Dance! E che ci sei, balla anche la Black Dance. Hai provato? Al vittoria! Vai! Sono colpito! Merda! Non posso lasciar continuare questi attacchi. Di combattimento, eliminazione di tutte le unità ostili. Statisticamente. Calcolo dell'attacco più efficace in corso. Vai, massacro.
Mi dispiace per ogni tua eventuale sofferenza. Visuale negativa sul bersaglio. Non si può mai sapere cosa troverai. Fai rapporto a Dresdemon, no, questa già l'ho già fatto il rapporto a Dresdemon. Allora, da sempre non uccidi tutti. Che rimane? Serve un terminale per aprirla. Ok. Non lo so se ce n'è qualcuno fuori o proverò a rientrare, ma credo di aver ammazzato a tutti. Meno male che avevo quelle due granate. L'ho utilizzato a manetta, però se avessi vinto la sfida eloquenza era meglio. Già fino adesso abbiamo ammazzato due predatori, ragazzi. Sintetici, vai. Accomodati. Sicuramente provi terrore. Ma manco per niente. Vieni duro. Attenzione, sono scomparsi.
Pensate di essere furbi! Mi hanno colpito! Sia fare rapporto a Desdemona, la stessa cosa, fare rapporto a Desdemona. Ok, andiamo a fare rapporto, ragazzi, e concludiamo questa doppia missione. Abbiamo fatto fuori totale 3 predatori, 2 adesso e uno qualche video guida fa. Con il mio amico Paladino Dance spacchiamo i culi a chiunque, si fa per dire. Stando a quanto ha detto Deacon, mi aspetto grandi cose da te. Ticonderoga è stato spazzato via dai predatori. Nessun superstite. Tutto perduto. Merda. Non sono le notizie che speravo di ricevere. È una lotta contro il tempo. Riusciremo a liberare i sintetici prima che l'istituto ci annienti. Dovremmo nasconderci, rallentarli. Pessimo piano, vinceremo. Non potremmo nasconderci. Presto o tardi l'istituto farà saltare la tua copertura. Abbiamo una sola opportunità. Rintanarsi in qualche buco sottoterra non servirebbe a niente. Dobbiamo fare qualcosa per ostacolarlo. Abbiamo già interrotto tutte le operazioni non essenziali. Non possiamo fare altro se non abbandonare i sintetici che abbiamo giurato di proteggere. Dopo Ticon siamo a corto di uomini. So quanto è difficile la tua missione primaria, ma gli altri avrebbero bisogno di una mano. Allora, ridotto, pistola aggiunta, mandato accessori. Ho fatto fuori alcuni Gen 1 per il rifugio Randolph. Randolph? Ok. Cos'è da dire? Ho fatto fuori alcuni Gen 1 per il rifugio Randolph. Randolph è ancora operativo? Finalmente delle buone notizie. Il disastro della centralina ha provocato già abbastanza danni. Però Randolph non si fa sentire da troppo tempo. Qualcuno avrà da ridire, ma va messo in quarantena. Quarantena necessaria, è una trappola, contatto diretto, vedito. La decisione spetta a te. Andremo sul sicuro, controllando che siano ancora dei nostri prima di riprenderli tra noi. Comunicheremo con Randolph tramite i soliti nascondigli. Tieniti in contatto con Drummer Boy, un nostro uomo che si occupa dei nascondigli. Grazie. Ok, quindi praticamente qua io ho finito. Prendiamo un po' missione. E adesso praticamente ho tutte le missioni secondarie. Io quasi quasi l'altra missione che farei sarebbe questa di qua, rifugio di Randolph 1, i sintetici, parla con il padre. Perché le altre sono tutte missioni secondarie. Sì, sono tutte missioni secondarie. Sempre in via, aiuto la Anzi, visto che è da tempo che non ci vado, ho deciso di fare sempre in vincita. Invicta. Sempre, dirò sempre invicta. Faremo questa di qua. Vediamo un po' come butta. Quindi aiuteremo il nostro amico della confraternita d'acciaio, che mi sembra pure giusto. Dai, fino adesso ci ha aiutato. Hai rise. Allora, vediamo un po'.
so se c'ho un punto di pelo, no, non so. Era un bravo uomo. Ok, andiamo. Paladino Dance. Aiuteremo anche i tuoi, aiuteremo. Quindi sto andando ora, diciamo, quasi libero, perché da quello che avete visto non ho più missioni principali, che ve lo faccio rivedere. Tutte queste di qua, il primo passo, queste varie, controlla Virgil, ottieni la documentazione tecnica per licenziare Quintam, apri il tuo deposito personale e parla con Bobby. Controlla Virgil, potrei fare queste di qua, ce ne sono un bel po'. Esplora la combat zona, che non so che cosa sia, dai una nuova cola Shelby. Parla con Bobby. Se invece faccio questa, aiuta la confraternita d'acciaio, quella che voglio fare. Sì, voglio fare questa di qua, poi ci faremo tutte le altre missioni secondarie. Quindi, come avete capito, fino adesso non ho più missioni principali, ho tutte missioni secondarie, ragazzi. Non so cosa significhi, perché non credo di averlo finito il gioco, che un finale non l'ho visto, o proprio se voglio proprio vedere che succede. Potrei fare queste di qua con conservazione sintetici, conservazione sintetici, ma questa è pure una missione secondaria. Vabbè, allora faremo questa del padre, dai. Vediamo che succede. Voglio un po' vedere che succede. E anche se non l'ho restituito, mi faccio pure curare la pilina di protezione che ho. Ok, qua lascio il mio amico della confraternita d'acciaio e andiamo all'istituto a parlare con nostro figlio, che gli si fa chiamare il padre. Già questa sta venendo una bella, cioè abbastanza lunghetta, però se Dio vuole, dalle prossime giochi, dai prossimi giochi, essendo che potrò andare in diretta live, non avrò più problemi di fare la suddivisione delle videoguide, dividerle tot a tot, ma preferisco fare un'unica videoguida fatta bene. Quindi sono convinto che risulterà migliore anche per voi poterla seguire, perché potrò esplorare anche di più, potrò esplorare. Ok, che qua a Fallout 4 ci saranno moltissimi segreti da esplorare. Ok, ritorniamo all'istituto, che qua. Questa è la missione della confraternita. Sì, che quasi quasi poi mi faccio. E facciamo un po' della confraternita d'acciaio, facciamo. Poi faremo un po' di confraternita d'acciaio, visto che non ho fatto poco e niente. Ci sono anche le missioni di Silver Shroud, ci sarebbero. Hai visto? Ah, l'istituto non mi dà più accesso? Cazzo. Ah no, me lo dà. Sopra l'istituto. Sono ancora indeciso se farò sta missione. No, ho cambiato idea, voglio fare questa della confraternita. Aiuto la squadra di cognizione della confraternita, sì. Stacco questa e faccio questa di così. Sembrava una scia lunga, o forse un...
Allora. Confratellito, una è quella. Quindi è questa di qua. Cioè questa di qua. E questa. E noi andremo qua, visto che siamo velivolo di qualche genere. Andremo lì, andremo. Sembra che qualcosa si sia schiantato al suolo. Dovremmo andare subito a controllo. E stiamo andando. Andremo alla stazione di polizia e parlerò con gli altri due aiutanti della confraternita d'acciaio. Vediamo un po' cosa succede. Sì, farò così. Tanto è vicino. Ci andiamo a piedi. E sopra. Divertente girare per scoprire poi. Oh cazzo, vorrei che la mia armatura avesse un metal detector in caso. Ok, shh. Ho sentito qualcosa. Io prego. Allarme intruso! Nemico abbattuto! Vabbè, l'hai abbattuto. Mi dai le parlo al mirino. Intruso! Rispediamo quell'abominio all'inferno! Minaccia neutralizzata! Ok. Vediamo anche fare qualche tappo. Vieni qui! Porrò fine alle tue sofferenze! Bersaglio neutralizzato. Ah, ok, bravi ragazzi. Hai presente quei sintetici con le facce di plastica? Mi fanno rabbrividire. Sintetici. VF.
chissà cos'altro partoriranno quelle menti malate dell'istituto. Proviamo a entrare qua. Scriva. Sono un po' invidiosa delle tue missioni alla ricerca di tecnologia perduta. Mi ero arruolata proprio allo scopo di esplorare le rovine. Occhio là fuori. Temo che non siamo gli unici ad andare a caccia di manufatti per il Commonwealth. Scriva Aelin. Abbiamo ancora molto da imparare sugli errori commessi in passato e su come possiamo evitare di ripeterli. Riportami quel manufatto appena puoi. Non possiamo permetterci che finisca nelle mani sbagliate. Ho saputo che sono ansiosa di vedere che cosa mi porterai. Quel posto sembra molto promettente. Mi spieghi che diavolo ci fai ancora qui? Ciao. Muoviti, quel posto non si ripulirà da solo. Teste calde e fanfarone. Quel posto. Mi finiscono sempre con un... Non è la missione, qual è quel posto a questo punto? Allora, fai piazza pulita, qui nel colle, colle square. Conta le 14, nella storia del fuggito d'Augusta. Fai piazza pulita, qui colle square. Soggetto senza riflusso di stazione Bentford. Posso fare questo di qua, ma lo farò nella prossima videoguida in tal caso. Perché come ho detto ragazzi, queste sono tutte da qua, da varie, primo passo, la storia del secolo e quant'altro, sono diventate missioni secondarie. Sono convinto che anche questa di qua parla col padre, che potrei andare a verificare anche adesso prima di salvare la mia partita. Vediamo un po', ma sono convinto che non è più la storia principale, ma abbiamo parecchie missioni secondarie. Vediamo se è vero, mi do questo dubbio e poi salvo. Allora vado all'istituto, ecco, mi teletrasporto lì, accetto la missione di nostro figlio e vediamo che succede. Lì interrompo la mia videoguida. Sono felice di vederti. Pure io sono felice di vedervi. Oh. Poi ci faremo curare. Guarda, andiamo a trovare il nostro figlio. Vai, il nostro... Allora, la missione è questa di qua. Parla con il padre. Questa la stacchiamo. Dobbiamo trovare il nostro padre. Eccolo qua. C'è il nostro padre. Allora, che mi dici dell'istituto ora che l'hai visto di persona? Allora, tornerò in superficie. Niente di speciale, nulla di che. Fantastico. Qui avete delle tecnologie che non credevo fosse possibile realizzare. È straordinario. Bene. Sono felice che apprezzi quello che abbiamo realizzato. Non è stato facile, credimi. In estrema analisi, tutte le nostre conoscenze e risorse sono focalizzate verso un unico obiettivo. Un obiettivo definito in modo perfetto dal nostro motto: l'umanità rinnovata. Purtroppo, nessun risultato si raggiunge senza sporadiche battute d'arresto. Per quanto i nostri sintetici siano straordinari, senza l'appropriata supervisione possono rivelarsi pericolosi.
La mente e il corpo superiori dei sintetici si stanno avvicinando a qualcosa che ricorda il libero arbitrio. Lasciandoli liberi di decidere come comportarsi, si rischia il caos. Appropriata supervisione, sarcasmo di soggetti di libero arbitrio. Se i sintetici sono intelligenti e autocoscienti, forse hanno diritto a compiere le loro scelte. Per quanto si avvicinino al comportamento umano, rimangono sempre delle nostre creazioni. Quando avrai visto ciò che voglio mostrarti, penso che capirai anche tu che siamo noi a sapere cosa è meglio per i nostri sintetici. Un sintetico in fuga ha preso il comando dei predoni a Libertalia. Le sue memorie sono state cancellate, la sua identità alterata. Crede di essere un uomo di nome Gabriel. Sotto la sua guida, i predoni hanno già fatto molte vittime. Ho inviato un predatore a Libertalia. Vorrei che ti unissi a lui per recuperare quel sintetico. Allora, ricordi cancellati, portare il sintetico a casa. Riporteremo a casa il sintetico. Sarà la soluzione migliore per tutti. Ora farei meglio ad andare. Ci sono molte persone bene, in pericolo. Ragazzi, ogni ritardo potrebbe costare delle vite. Videoguida, fermo. Come al solito, se vi piace, un bel pollice all'insù, ragazzi. Ci vediamo alla prossima, sempre sul canale Gameplays. E rinnovo l'appuntamento fra 2 giorni, visto che ne abbiamo 22. Io già ho fatto il preordine di Fallout. Vi do appuntamento alla diretta live sul mio canale Gameplays di Bloodborne on the Hunter. Ciao a tutti, alla prossima.